Virginia? Virginia? Oh! Ah già, è andato da papà, è stato efficiente. L'ho vista indugiare giù al portone, che aveva, paura forse? Io. Si accomodi. Lei è fortunata, sa, abbiamo tutto il tempo che vuole. Siamo in sciopero. Lei ha la mutua? Ma no. Allora sentiamo, cosa c'è che non va? Dottore mio, tante cose che non vanno. Posso fumare? Prego. Anzi, guardi, gliene offro una io. Ah, grazie. Benché come medico non dovrei, Ma lei crede davvero che fumo faccia male? ci credo sì. Tutto fa male, signorina. La vita fa male. A chi lo dice? Allora, vogliamo cominciare? Ma certo. Si metta pure in libertà. Oh. Accidenti, come si sbriga, si è già sdraiata. Come se sta comodi, dottore. Sì, è fatta apposta. E forse sarebbe meglio se si togliesse anche il reggiseno, no? Io me l'avevo tutto. Brava. Ecco, così. Si metta supina, per favore. A me vuol proprio fare una visita completa, dottore. È la prima, facciamola completa, no? Ma certo. Fa male qui? No. Qui fa male? No. E qui fa male? No. Dica 33? E 34. E 35. Scherzi a parte, lei ha una salute di ferro. Ma è l'unica cosa che ho, la salute. Soltanto che mi vorrei fare un bel sonno. La notte purtroppo non riesco mai a dormire. Gliela darò io qualcosa per dormire. E poi peccato, una donna come lei vuol dormire. Spero non da sola. Bella. Adesso le faccio la ricettina. Le prescrivo qualcosa per dormire. Contenta? Sono delle pillole. Lei quando vuol dormire ne prende una. Se vuole anche due, perché non sono molto forti. È un prodotto innocuo, ma efficacissimo. Ecco. Le provi subito. Vedrà come dormirà. Grazie. Buon sonno. E allora? 3.000. 3.000 di che? La visitina. Oh! Ma per chi mi hai preso? Vabbè che siete in sciopero, ma dammene almeno 10.000.